praticamente in tutto il mondo si fa utilizzo di questo tipo di alimento. Anche nell'antichità ci sono reperti che hanno dimostrato che anche nell'antica Roma si faceva utilizzo di insetti. Insetti edibili possono essere un ottimo aiuto per fornire alimento a basso costo, soprattutto in campo dell'alimentazione animale, perché hanno un basso impatto ambientale e un'ottima trasformazione in proteine. Nel settore dell'alimentazione umana gli studi stanno dimostrando che possono essere un'ottima alternativa come fonte proteica. Sappiamo che nel mondo siamo già 7 miliardi di persone, nel 2050 saremo circa 9 miliardi, c'è bisogno quindi di sfamare una moltitudine di persone che al momento non siamo in grado di fare. L'allevamento dell'insetto e l'utilizzo a scopo alimentare può venire incontro a queste esigenze. 40 anni fa ho cominciato a lavorare all'università come tecnico di laboratorio a entomologia di Bologna. In laboratorio allevavo le farfalle, studiavamo le coccinelle, i carabidi, formica leone, e così è cominciata la mia esperienza di allevare camole del miele, che è la Galleria Melonella. Però scoprì per puro caso che la Galleria Melonella piaceva ai pescatori. Partì questo allevamento, si può dire, primo in Italia industriale. Poi mi proposero di aprire una biofabbrica. A un anno e sei mesi dalla pensione minima mi licenziai dall'università. Ho cominciato a allevare nematodi e entomopatogeni per la lotta biologica contro gli insetti striscianti, mosca domestica come ospite per gli imenotteri pteromalidi, che sono parassiti della mosca domestica, e ho cominciato a lavorare anche nel settore della zootecnia. Già li mangiavamo, cucinavamo, insomma ci si divertiva a livello così hobbistico, familiare. Poi invece è uscito un regolamento dando proprio delle linee ben precise e hanno suddiviso gli insetti edibili, cioè quelli che possono essere utilizzati per l'alimentazione umana, e invece altri insetti per fare farine ad uso zootecnico. Adesso ci siamo concentrati su quello che saranno gli allevamenti di grilli insieme all'ASL di Bologna e lo zoo profilattico. Abbiamo cominciato a studiare e mettere a punto quello che deve essere un prototipo di allevamento pilota per poter scrivere le linee guide affinché il prodotto possa essere venduto rispettando tutte quelle che sono le norme sanitarie. Abbiamo preso in considerazione tutti i rischi alimentari possibili, abbiamo valutato la presenza di batteri patogeni, di residui chimici ambientali, e finora le prove hanno dimostrato la quasi totale assenza di questi fattori di rischio. Il primo studio pilota che viene effettuato sul campo. Finora erano state effettuate solamente delle sperimentazioni in laboratorio. Questo è il primo caso in Italia nelle stesse condizioni di lavoro di un allevamento. Oggi porteremo qualche esempio di quelle che sono le farine proteiche, snack fatti con grilli. Diciamo che gli insetti saranno un nuovo ingrediente per la cucina, non vuole sostituire niente, è un qualcosa in più che noi mettiamo sui piatti, è un'alternativa.